Nella gara di oggi si menano le mani, si picchiano i gomiti, si ginocchiano le ginocchia e si spaccano le palle. Pestate godurioso, adesso lo pesto. Allora, la velocità, pestate questa polvere. Ma che rampa alta. Bellissima. Vi insegnerò a mangiare i miei scarti, vi cagherò addosso e sputerò dal finestrino. Tu mi devi spiegare perché quando facciamo le gare di GTA fai schifo? Perché il godurioso è così, entro nel personaggio. Carissimo. Ah, stai zitto, che tu sei un rigurgito umido. Cioè, vabbè, ancora, sì, è vero. Okay. Anche questa rampa, appunto, come vi ho anticipato, sarà una di quelle dove ci si mena. Quindi i primi che arrivano dall'altra parte girano con macchine pericolose e smanannano gli altri. Lion, facciamo team. Sei dietro di me. Devo smenare di brutto oggi, illegale, ma non ma di brutto. A me. Ci giriamo adesso, devi vedere. Mamma mia, vi sto alle calcagna. Ragazzi, ma è una mia impressione o dura tipo super tantissimo questa rampa? Un eccessivo montaggio. Che si scende, non lo so. Ecco, una grande quantità di tempo. Ci siamo. Ma salire, sento quasi fatica. Io non so voi. Olè, allora, vai, attenzione. Attenzione. Pure, adesso ci giriamo. Ma questo è un autobus penitenziario. Non mi dire che siamo tutti qua. Anna, no. Ce ne sono due dall'altro lato. E siamo io e Alex. Per una volta voglio essere tra i vincenti. Dai, ma sei più fragile. Avete lasciato di qua. Infami. I più fragili. Gli ultimi arriveranno primi. Ok, dai, amici. Tutto umido e formazione a testuggine. Arrabbiata. Bene. Io sono sulla sinistra. No, aspettaci però. Prima aspettaci. Quando c'è il rettilineo, aspettaci. Senti, guarda, non salendo. Non penso che frena sta roba, eh. Stanno salendo, attenzione. Ma io non li vedo. Eccoli, li vedo. Lion, schiantali. Li schianto, Adesso schiantali. Boom. È uno. Dov'è l'altro, quell'infame di quel rutto? Mi vedo. Eccolo. Boom. Mamma mia. No, io ricominciamo. Via, è bellissimo proprio. Mi hai sempre di ignorazione. Stai zitto, Stre, fai schifo, ok? Adesso ricominciamo. Stai, rutto umido. Aspettaci, devo andare insieme. Ok. Aiuto. Ok. Vai, ci siete? Okay. Io a destra, più attaccati così. No, ci hai già superato, vedi che non va bene, no. È meglio perché sennò poi sbandiamo e moriamo. State arrivando, sfigati? Sì, ci mettiamo sotto. Io sto iniziando a salire. Ti metto sotto, io ti metto, ti incapretto. Mamma mia. Eccessivo. Mi dissocio. Ma è esagerato. Mi dissocio completamente. Le gare ti prendono proprio una foga, te. Dai, io lo vedo. Lo vedo anch'io. Lo schivo. Ah, l'ho preso. Aspetta. L'ho preso lo stesso. È caduto? No, è caduto! Torna indietro, veloce, torna indietro! Non ci credo. È caduto? È caduto. Scusate, se voi non riuscite a passare, qua non andiamo avanti con la gara, eh? Infatti c'ho colpa io che siete contro il cavo voi. Che ci saboti! Certo, vi sbrigate? Arriviamo con calma. Puoi sguisciare adesso, cioè, sinistra, cioè. Pensate che le persone che stanno guardando questo video, i veri leoni e le vere leonesse, hanno tempo da perdere aspettando la vostra scarsità. No, ma infatti c'è ragione. Adesso ti scrivono con un fare da leonesso. Cosa voglio ben sperare. Eccolo che arriva. Eccolo che arriva. Oh, mi ha schivato. L'ho preso. Mi ha schivato. L'ho preso. Dai ragazzi, adesso finiamo così. I poverini hanno anche loro. Hanno diritto anche loro di giocare. Però io sono finita di sotto, quindi me la devo rifare di nuovo. Vedete di non cadere adesso che c'è solo Anna, ora. Non ti preoccupare. Non ho saputo resistere. Non ho preso neanche io. Siete in mezzo. No, ti ha fatto cadere. No, aspetta. Cico, fermami. No, non so cadere. Porca. No, non ci credo. Ma non è cambiato. Fermatemi. Ti spiego. No, questa cosa mi ha fatto arrabbiare, Stre, eh. Questo è rutto umido, è stato. Ma che siamo cattivi. Stre, rutto umido ha colpito ancora. Cioè, come ti permetti? Io ti stavo lasciando passare e tu mi sei venuto addosso. Eri totalmente in mezzo. Sono non grosso, mentire. Devo occupare più strada. Tu che devi farti un po' di lato. Ora ti metto più snello. No, meno male. Così non vale. Bene. Dai, io non problema, non riesco a salire col pulmino. Allora, bisogna che ci alterniamo perché non c'è strada per tutti. Anna, ricomincia, sciacquati dalle palle. Sono per favore. Di te. Oh, Cico, dove cacchio sei? Io ti sto aspettando per il secondo giro, giù. Io sto aspettando te, sono qua su. Ma è una gara, non mi devi aspettare. No, ma io voglio fare il duo, perché hai capito? Uno si è accallato, è stata dam. È quello lì il bello della gara. Devo resistere, no, ma non ci riesco. Non riesco a resistere. Io non ci posso. Allora, tu devi ammettere di avere un problema. Un problema. Hai un problema in cui
proprio ti viene d'istinto di rompere le balle alla gente. No, però, no. Lion, vuoi lo spoiler? Lion, vuoi lo spoiler su quello dopo? No, e poi tu devi andare avanti. No, che vuoi vedi il coso? Non voglio farlo vedere. Sì. Ok, l'hai detto tu, guarda, no, adesso mi hai fatto impennare malissimo e sono caduto. Che schifo, Cico. Ma sei in autobus, come hai impennato? Colpa di Cico. Ma come hai impennato? Ho fatto come Fast and Furious. Si ribalta. Vabbè, Lion, l'hai detto, sto arrivando. Poi adesso non lamentarti. Hai zitto, ho detto Fast and Furious, dobbiamo cantare quella canzone lì. Qual è? Mamma mia, quando c'ho la pelle d'oca. Basta, Alex. No, basta. Infatti, si è preso benissimo. Chi è questo? E sono io, è il Nasone. E vedi, però, è che è tutto. Allora, io sono ancora vivo, stai fermo, ok? Tutto bene. Tutto bene. Non voglio tornare giù. Suca, infame. Adesso, però, cortesemente, basta. Io siamo bravi. Tutti buoni. Ok? Tutti buoni. Io non ci credo tanto. Stai zitto. Ok? Teniamo la destra, per favore. Ognuno la sua destra. E che non si disturbino gli altri. Ok? Ma io riesco a resistere. Ma fare fatto. Oh, guarda, con calma e pazienza. Dai, ma io voglio scendere. Aspetta che sto salendo io. No, 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 chi è questo? Vai a destra, vai a testa. No, non ti voglio, non ti voglio. Ok, okay. Posso, ho un'autorizzazione, posso schiantarmi contro gli altri. Non posso resistere. Solo streccato. Con il nasone. Solo come? Oh. Cico, adesso sto prendendo anche io il nasone. Mamma mia, la banda dei nasoni. E lì davanti, devi sdunare. Salendo. Aspetta. Anna, dove sei? Andiamo tutti e tre. Oh, non mi toccare. Anna, non mi spingere. No, io sono rosa. Ok, lo vedi? E lì davanti lo vedo lui brutto, guardalo. E no, però. No, io ho paura a salire, Questa è la squadriglia dei nasoni. Oh, l'ho mancato. Bravo, che disastro. Spacco del vasto. Chi rimane? Quell'altro scemo. Ok, fatemi concentrare. Aiuto, sei perso, sei perso. Bomba! Dai, no, volare. Bomba. Alex, vieni, dai. Arrivo, Lion, sono qua. Stai scendendo? Eh sì. Bene. Mi stai accogliendo. Sono dietro di te, se non lo prendi te lo prendo io. Va bene. Oh no, lo vedo brutta. Se passi sei un figo, Alex, te lo dico. Bomba! Sì, ciao! Che goduria, che goduria queste gare. Passo io. Vi prego, facciamone tantissime, non fermiamoci mai, continuiamo per tutta la vita a fare le gare. Ma secondo voi quando uscirà GTA 6 nel 2500 ci saranno le gare per forza? Ma per forza! Il sarà problema epico. È che nel 2500 probabilmente non ci saremo, ma noi. Penso che uscirà un po' prima del 2500, dai, 2482 tipo, intorno a quell'anno. Molto vicino. Ma che ne sai, io mi faccio impiantare il cervello all'interno di un bonsai. Cico mi ha buttato giù, Lion. Cico. No, è veramente, scusa. Allora, io adesso sto passando. Il piacere di buttare di sotto. E Alex io chi incontro adesso? No, e incontri streccato, vedi? Me. Non sto incontrando nessuno. Oh no, sei tu. Ho paura, spostati sulla destra, per favore, sulla destra. No, Cico, uccidere streccato non c'è lo stesso gusto. Scusa, è vero, adesso ti lascio tutti, veramente, scusami. Rimosso. Però adesso potrei uccidere me. Passo dove? Comunque potevi cercare di schivarmi, Ci ho provato, ma come faccio? Questa cosa va lenta. C'hanno il camion, è impossibile schivare con quello. Secondo me lentissimo. Si poteva fare, però se sei Alex Knauz e sei scarso. Io sono scarso. Ma non è colpa di nessuno, Cico, dove sei? Adesso arrivo giù. Io sono qui, però io ho il razzetto. Però io noto che io sono sempre secondo e questa cosa mi sta urtando molto. Perché Cico è avanti. Che schifo, Cico. Volevo essere dall'altro lato per una volta. Volevo essere dall'altro lato. E allora fai passare Lion e tu rimani indietro. No, male, malissimo. E poi mi hai fatto pure cadere. Ci penso io. No, scusate. Cico, stai stracciando le palle, ok? Ok, scusa, ma metti a fianco all'albero nel bar. Ecco qui, vedi, è il mio posto. No, stai stracciando le palle lo stesso. Vado nell'altro albero. Anche lì stracci le palle. E allora vado via, giù proprio. Cerca un altro albero. Devi andare fuori dall'avventura. No, è quel posto che mi piace però. Ma è possibile che ad ogni gara Cico va fuori dall'avventura? Un bagno tu, infame. No, però così non vale. Cos'è la nuova frase di Alex Knauz? No, però sì, così non vale. Mi piace tantissimo quella frase. No, però così non vale. Quella di streccato invece è stare zitto per 5 minuti di fila. No, complimenti, brutto idiota. Io ho paura. No, Dio, se te questo, ti prego. E poi fa un brutto umido. Voglio scendere, ti prego.
Guarda, pur di distruggerti, sono disposto a morirci. Sei sì, un capito, idiota. Ma stai morendo di continuo. Sono sempre bloccato lì. Sei un imbecille. Sono arrabbiato. Guarda, io c'ho un consiglio da darti. Se vuoi essere primo, magari mi lasci stare a me. Capito? Non ci riesco. E ho capito, ma tu, tipo, quando mi guardi, metti i paraocchi come i cavalli. Non puoi, perché il sole ti fa da sole. Ah, ascolta, magnifico. Tu devi stare zitto. Sono fuori, perché no, sei ragazzi, fuori dall'avventura. Tu per sei sotto mi l'albero dello silenzio. Sotto l'albero del fuori dall'avventura. Te l'ho fuori capito che è fuori dall'avventura. Ma no, te però, sei il secondo, basta. Non va bene. Infatti, Cico, dai, levati. Superalo in qualche modo. Levati dalle palle. Devi arrivare in cima. Ignora Stre, lo butto giù io. No, ti prego, ti prego. Anna, brava. Mi ha preso Anna. Brava, brava Anna. Grazie, grazie. Ah, che palleggio supremo, Cico. Vedi di sparire dal mio raggio visivo. Ma sei in un'altra isola. E io ti voglio strada. Dal lato opposto adesso. Perché io ti devo ammazzare. Okay, non mi potrei mai. No, perché sei partito? Perché sei partito? Ma che io? Sì. Ma perché non potevo partire? Voleva sabotarti. Perché così io ti vedo e ti investo. No, però vai andare dall'altra parte io. Non è colpa mia se tu mi vedi mi vesti. È colpa tua. No, è colpa tua perché sei gustoso. Certo. Sì. Che... appena sali posso partire? Sì, adesso okay, vuoi partire. Parto via, ecco. Mia corda. No, aspetta, non prendermi. Sto scendendo, sto salendo io. Adesso no, Cico. No, guarda, guarda. No! Ti prego, lasciami stare, sono lì dietro, fuori dall'avventura. Mi sì, piace però stare per qui. Colpa tua, adesso tu devi stare lì al baretto per 20 minuti mentre io cambio lato. È il mio baretto, è molto bello. Brutto stupido. Ma adesso però siamo tutti dallo stesso lato. Eh no, perché ma adesso Cico noi lo cambiamo. Capito, noi cambiamo, voi tornate di là e no, funziona. Ho capito, è una cosa geniale Alex, stai attento questa. Perché ti sto raggiungendo col razzo da dietro, no, o estrecato. No, sono io quello. Sto arrivando. Ti prego. Sto arrivando. Corri, sto arrivando. Stupido bus, sono corri. Una supposta Stre. Una no, grossa sta arrivando, sta arrivando. Boom. Dai, Suka. Attento. Io non ti voglio bene. Ma intanto Suki, ben bene anche, ben bene. È un po' eccessivo. Sono cattiva. Allora, ho cambiato già il lato, quindi ci sto quasi, a meno che Alex okay, non decide di scendere. Ma se vuoi scendere. Allora, io non voglio darti fastidio. Ok. Ma tu non devi dare fastidio a me quando salgo, capito? Ma voi adesso siete tutti dal lato di là io col razzo? Sto salendo io. Io ho il razzo, cosa faccio? Tornate all'inizio, Niente, guarda, non c'è stato manco bisogno. Allora. Ho premuto l'acceleratore e sono finito sotto. Io adesso. Io sto scendendo col bus. Dai, chi è questo qui? Ah, io col bus. Cioè io e Alex siamo contro gli altri? Sì, vai, ce la possiamo fare. E mi sa di sì, Va bene. E io sto per salire. Dai, venite tutti che sono col camion vi sto venendo a prendere. Dai. Ragazzi, io sono uno un po' lento. Uno col camion e uno col nasone. Voglio proprio vedere cosa fate. Dai. Per favore, sì, sto arrivando, sono carica ne come vedo non mai. Uno. Roger. No, per favore, sei troppo grosso. Fuoco accettato. Attenzione. Ma non mi salgo mai più. Alex, baci anche te. Bravo. Vado. E niente, è caduto da solo. Ah, ok. Sono idiota. Molto triste. Vediamo quest'altra. Bombazza, però attenzione. Boom. Alex, ciao. Sto camioncino mio? No. Non è non tanto buono. No. Ma c'è sta io, non ti preoccupare. Aspetta, l'imbecille. No, dai. Lasciami la tristezza. Bravo, Alex. Che assist. No. Che non assist. Però. Posso vivere, non è vero. Che man. Assist, incredibile. Sì, io sono finito di sotto. Fa niente. Adesso arrivo io. Adesso io voglio cambiare di nuovo veicolo. Quindi spero che qualcuno di voi riesca ad andare dall'altra parte. Perché questo non mi piace, è troppo pesante. Io vado a sinistra, lasciami andare. Ma sei sicuro che riesci a passare? Chi è questo? Ti prego. Sono io. Dai, mi hai fatto cadere. Io mi ero messa pure tutta a destra per non romperti le balle. Ma è colpa di Strecato. Hai buttato giù tutti. Ma è colpa tua. Rutto non umido, è vero, so perché sono grosso. Eri lì in mezzo, io non ho cosa dovevo fare. Cioè, non avevo alternative, non ho visto un'altra via d'uscita. Vabbè, sono molto triste. Ho dovuto fare ciò che ho fatto, non potevo non diversamente. Non è vero, non dovevi. Se vedi che tutti stanno a destra, adesso che cosa devo fare io? Abbi pietà. Cioè, abbi pietà. Non c'è un'altra strada. Non l'ha avuta. Non c'è proprio. Niente, io guarda. Sei caduto. Porca. Io cado da solo a momenti. Ma come si fa?
Andava a fagliarsi. Ma lo so perché. Senti, ma hai buttato lì sotto Alex dell'ultimo minuto. A qualcuno gliene frega qualcosa della vita di Alex. Pensa a te. No, si è messo a raccontare la storia della sua vita. È una fake news. No, è una fake news. Per forza, per forza. Andava a fagliarsi, altro che. Sì, anche Anna pensava di poter continuare i suoi discorsi sopra di me. È assurdo, eh. Cioè, ste fake news sono dilaganti. Stanno dilagando. Sì, beh, no, ma ormai sono ovunque. Vero, Anna? No, no, no. Ma sei proprio spiritoso, Che quando non mi butti di sotto te, mi buttano sotto gli amici tuoi. Dai, no, però, no, però, vedi, io devo andare dall'altro lato e ho detto, speriamo che qualcuno ci riesca. Non ci riesci, cioè, sai perché? Allora, chi è stato a buttare giù Anna? Cioè, per la seconda volta, Alex! Io stavo dritto, no, andando dritto! No, non no, è vero, hai girato apposta! No, 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 no. Ste gare sono un litigio assurdo. Io ho il assurdo. Pullman da tutta la vita. È vero, ma ho stregato all'inizio della gara. Che imbecille! Dai, che schifo. Lasciami stare. Dai, cioè, lo ho sapevo, proprio no, vedi, deviato no, ma... pienamente. Dai, devi puntare a finire, non ti piace quel veicolo. Hai ragione, hai ragione. Anna, però, non passarmi così a fianco. Allora, io faccio sterzo all'ultimo, perché così ti sorprende. Chico, non passare. Ti prego, dai, io vado a sinistra, sono nell'angolino, ti dai, prego. Che imbecille. Ti prego. L'ho toccato un pelo. Che pelo. Lasciami stare. Ma posso buttare giù io tre? Meno male. Sì, ma di Alex, ma me lo chiedi anche. No, devi cambiare quel pulmino, vi prego. Silenzio, per favore, silenzio. Devo comprarmi un martello da giudice, porca miseria. Mi serve. Servirebbe. Te l'ho proposto più di una volta, mi sa che l'hai dimenticato. Perché fa comodo, anche un corno da No, tu non passi. No, sei passato. Ma ti senti nella posizione di metterti contro il godurioso? Io sono più grosso col pulmino. Ma sei anche più scemo. Oh no, Zop! La macchinina. Eccolo. Vieni qua. Che succede? L'ho mangiato. Che senso l'hai mangiato? Sei una vacca da latte, veramente. Niente. Non c'è altra proposizione per esprimere la tua identità. Vacca da latte, ma di tipo brutto. Cico, levati dalle palle. No, lasciami stare. Senti, la supposta che mi devi lasciare stare, lato. Sei in mezzo. No, ok, scusa, vado dall'altro lato. Io voglio schiantarmi. Quale lato? Aspettate, davanti. Da quest'altro lato ci sono solo io? Ciao, amici. Oh, prego, succhia. No, cosa ha fatto? Come l'ho saltato. No. Io mi avvio, non esiste Godurioso. No, non cade. Oh, Godurioso, riprende. Non è possibile. Ma come fai? Sono caduto da solo, però. Quindi non va bene. Dai, vieci, Alex, vieci. Sto arrivando. Ma Strecato sta continuando a cadere. È il moscerino. Ma Strecato sta cadendo da solo ancora. Ma perché? Mi sta spingendo giù, Alex. C'è solo lui. Non è vero, ma sei caduto da solo. È solo lui, ragazzi. È assurdo, è pazzesco. Ma c'è qualcuno che sta scendendo? O sta da far chiacchiere lassù in cima? Che persone cattive. Mamma mia, cioè, questo qua dovrebbero farlo gareggiare con i pattini invece che con le macchine. No, è più veloce. Chi è lì? Non mi faccio male. Alex, attenzione. Opla. No. Mamma mia, Ergoduria! Alex, dove sei? Dove stai? Salta adesso! Sei dai, quello invece. Lì? Ma adesso non salti, Sopla! No, però. Ergoduria, adesso arrivo io! Vai, salta bene! Dai, sono dove gigante, sei? Vai. Dove sei? Sto arrivando! Sono nella scena discesa proprio, sto arrivando! Vabbè, in discesa è più difficile. Andiamo in convoglio, stiamo arrivando in convoglio! Vai, la fine. Adesso vi ribaltate da soli, sicuro, Vediamo un po'. Sì, vieni. Eccolo! Vieni! La tattica! Incredibile, Godurioso! Quanti l'ha saltati in una volta sola? Quanto pazzesco! Eccone un altro che sta arrivando, è Alex quello. No, questo non lo salti. Zopla! No, non è giusto! Attenzione! Incredibile! È impossibile! Indecibile! Mamma mia, ragazzi, quanto godurioso, proprio. Basta! Incredibile! Lo butto giù da fermo proprio. Non è incredibile, ergoturia! Ma come stai facendo? Wow, mi gasa moltissimo! Wow! No, a me no! Chi è che c'è dall'altra parte? Io e Anna, ma adesso... Sto andando io! Adesso si salta noi! Si salta noi, si fa come come i grilli. Si fa, però? Come si fa? Bella domanda, non lo so come si fa per te. Chi è ma questo come, qui? Ma sei tu questo? No. Ma come fai ad essere così veloce? Godurioso razzesco! Ti sei fermato, t'ho visto! Sto andando? Chi c'è dietro? Adesso arrivo io! Ma posso fare una domanda? Ce l'ha fatta a cambiare il pulmino? Sì, sto cambiando ora, perché non mi hanno bloccato? Alex, perché non l'hai bloccato? L'avrei potuto bloccare, lo so, però ormai... Mi ha fatto pena, capito? Sono passato!
Ognuno ha i suoi piccoli traguardi da rutto umido. Adesso diventerà un rigurgito perché si evolve con l'esperienza e saremo tutti molto contenti. Oh, ho imparato a saltare! Arrivano i grilli! Adesso arrivo di brutto. Zup! No, come hai fatto a ribaltarmi se non mi hai neanche toccato? Io sono passato però. Ecco qui. Vediamo se adesso mi dà una macchina di quelle cattive, malvagie, intriganti. La rampa. No, quella è cattiva, di brutto. Quella Alex. È cattivissimo. Alex. Stai arrivando. Qua. Sì. Ah, ok, via. Vabbè. Questa è illegalissima. Via proprio. È illegale sta cosa. Cioè. Tecnicamente non mi hai buttato giù, ok? Come no? No. Però vieni qua. Adesso ti. Però c'è quasi riuscito. Vediamo chi ha il naso più interessante, eh? No, però così non vale. Aspetta che tra poco ci sarà un nuovo naso. Ok. L'ho visto proprio male. Il naso sta arrivando. No, invece. Non ci vai. No, ciao! No. Ma che stavi dicendo tutto ciò? Alex è caduto! Succhia! Potevo prendere la macchina. Ma come ha fatto? Beh, devo dire che però è più bello di quello che è successo prima con l'autorazzo. Ma quella sorta di brutto! Ma stai scherzando! Bellissima anche questa. Cosa bellissima. Hai fatto? L'ho lanciato streccato sulla luna. Quello sfigato. E io sono 600 volte lui? Ma io sono infido. Evidentemente la mia rampa è più sottile. Sei una biscia. Vediamo chi c'è qui. Ma che schifo. Chi ti ha detto questo? Che sei una biscia? Vendetta! Oh! No. Eh sì. Prese la banana. Sembra chiaro chi qua sta prendendo la Macedonia. E questo chi è? No, Zup! No, quella mamma l'ho mancata. Adesso ribaltate la rampa adesso. Comunque state volando letteralmente in Giappone, eh. Non adesso, c'è altro. Vai. Zup! Non puoi ribaltare una rampa. Però mi avete fatto cadere, eh. Almeno, cioè. Ma adesso dovete affrontarmi di nuovo come rampa. No, per favore, devo salire io. Perché ci riusciremo, fidati che ci riusciremo adesso. Beh, vi accetteci, cioè, vi accetteci. In qualche modo si fa. Arriviamo, stai zitto, arriviamo. Tu, rigurgito umido che non sei altro. Umido, scorreggina acidula, No, acidula. Allora dai, sta rancido. Facendo veramente schifo. Com'è possibile? Super! No, era quasi salita, Anna. Mi piacciono i suoni che fate, le onomatopee del volo, eh? Un nuovo libro poetico. Moscerino. Adesso zup, è il zup. No, non cade. È caduto. Non cade. Come non è caduto? Non è possibile. Dove sta buttando? Tornate tutti indietro. E ne fa cadere 15. Che gara. Adesso scendiamo in 4. Che gara pazzesca. Qua ci vuole un ergodurioso nei commenti per forza di cose. E stasera dovete venire in live su Lion VGF Live per questa goduriosa esperienza che vi stiamo donando. Mi raccomando, il canale Dora, vi aspettiamo. No! Non è stato bello. Triple kill. È impossibile. Sono caduto anch'io, è caduto però. Anche lui. Vabbè, ci fermiamo qui però, perché la gara è durata troppo. Godurioso prima posizione anche a livello di scenica, proprio supremo, ha fatto delle azioni che vi hanno umiliato. Però per oggi ci fermiamo. Ricordate che in tutte le tabaccherie e i migliori bar trovate le caramelle, i barattolini di caramelle la Ioniche, con dentro un tatuaggio di quelli trasferelli da mettere sul braccio, bellissimi. Quindi mi raccomando, andatele a prendere. Per oggi è tutto. Lion, la gang godriosa, out!